Nel Vangelo di oggi preso da Giovanni al capitolo 8, dal versetto 1 e seguenti, leggiamo: «Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: "Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei". Mentre Gesù sta insegnando nel Tempio, gli scribi e i farisei gli portano una donna sorpresa in adulterio, la pongono nel mezzo e chiedono a Gesù se deve essere lapidata così come prescrive la legge di Mosè. E usano la donna per avere argomenti contro di lui. Gesù per un momento tace, poi scrive per terra e dice: "Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei". A questo punto, uno dopo l'altro, se ne vanno tutti, rinunciando a lapidare la donna. Alla fine rimangono solo Gesù e la donna là in mezzo. La miseria e la misericordia, come ci ricorda Sant'Agostino. Gesù è l'unico senza colpa, l'unico che potrebbe scagliare la pietra contro di lei. Ma non lo fa, perché Dio non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. E Gesù congeda la donna con queste parole: "Va e d'ora in poi non peccare più". Questa pagina di Vangelo invita ciascuno di noi a prendere coscienza che siamo peccatori e a lasciar cadere dalle nostre mani le pietre della denigrazione e della condanna degli altri. A condannare sì il peccato, ma non il peccatore. Anche oggi Gesù dice a noi: "Neanche io ti condanno, e perciò non condannare te stesso, non ti deprimere, non ti abbattere. Abbi piena fiducia in me. Rialzati e percorri con amore la parte della tua vita che hai ancora davanti. Scegli di vivere lontano dal peccato e questo, se lo chiedi nella preghiera, sarà il frutto più grande e più bello". A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.